Bentrovati in questa nuova puntata di Dieprodie. Oggi parliamo di poesia perché qui a Sassari in questi giorni c'è stata la terza edizione di Ottobre in Poesia e siamo con Leonardo Onida, Omar Onida. Sì, ciao, ben trovato pure. Credo ben trovato a te, una settimana importante questa per voi, insomma un grande successo. Sì, un successo inaspettato come a volte si dice, ma realmente a Sassari in questi tre giorni è accaduto di tutto, magie che si materializzavano in ogni angolo della città, questo grazie alla presenza di ospiti straordinari, da Beppe Costa, uno dei più grandi intellettuali e organizzatori di eventi culturali che ci sono in Italia, Silvano Agosti che passeggiava per le strade della città con una passione per la nostra terra che ha trasformato poi in poesia. La partecipazione in questi tre giorni è stata incredibile perché abbiamo visto studenti delle università, ma soprattutto studenti degli istituti superiori seguire i poeti, che è un po' il nostro messaggio, è un po' il nostro obiettivo, quello di riportare la poesia per le strade, toglierla dai luoghi istituzionali dove è spesso paludata in mano ai baroni o agli intellettuali e ridarla alle persone, regalando dei versi. Io sono molto curioso, poi tra l'altro parleremo anche con Beppe Costa a proposito, però ti faccio una domanda che poi farò anche a lui, ma che cos'è la poesia? Questa è una domanda che noi continuiamo a porci. La poesia, domandarsi che cos'è la poesia è un po' come domandarsi che senso ha la vita. La vita non puoi definirla e inquadrarla perché è ciò che accade nel momento in cui ti fai quella stupida domanda su che cos'è. La poesia è un omaggio, è un regalo di passione, di esistenza che i poeti e chi ha un animo poetico si fanno reciprocamente. La terza edizione per una manifestazione che in città sicuramente fa la differenza, non solo in città. Parlando con Beppe, tra l'altro, mi diceva: ah, ma sai, in rete ho beccato degli amici da Cagliari che hanno preso il treno, che sono venuti al Palazzo di Città. Voglio dire, la poesia in qualche modo unisce la gente, unisce le persone. Sì, questo è un altro dei miracoli, non solo perché persone da Cagliari sono venute a Sassari a seguire la poesia, ad ascoltare Beppe Costa, ma perché con il progetto e con il festival che aveva quest'anno come slogan il vero centro è la periferia, abbiamo dato un contributo umile ma che sta dando grandi risultati all'idea che qualunque periferia del mondo, geografica come Sassari, come la Sardegna, può e deve diventare centro di attrattive culturali e di proposte. E se questo viene fatto dentro le vesti della regina delle arti, che è la poesia, il risultato è strabiliante e quello che abbiamo visto in questi giorni lo dimostra. La cosa che ci tengo a sottolineare è che è talmente importante quello che hanno prodotto gli artisti che sono venuti a trovarci, aderendo al nostro invito, che il festival ha ottenuto soltanto in tre anni l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica, il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, Ministero della Gioventù, oltre ai fondamentali patrocini delle istituzioni locali. Una città, diceva l'assessore Mameli la settimana scorsa, cresce anche grazie e soprattutto all'impegno che la comunità dà nell'organizzazione di eventi culturali.